non faccia tanti l'Italia, canzonetti. Fratelli d'Italia, usciti. L'Italia se desta, se chiappo io Lippi gli taglio la testa. Dov'è la vittoria? E era qui ora. Infatti ho visto, siamo dice a che casa. Schiava giù a Roma. Senta direttore, piuttosto, visto che adesso ci sarà un nuovo allenatore, no, Prandelli? Prandelli che è un ex Viola, voglio dire, insomma. Ma lei di calcio nemmeno allenatore. Se ne intende, mi scusi direttore, è giusto fa... Scusate le maestranze, purtroppo in questi giorni di su... su direttore, di... lei... Non... comprare un avvocato. Sì, compro una consonante, anzi due, la P e la R. Che scemo! Abbiamo il servizio, lo sa lei se lo ricorda, che è andato tra la gente a sentire cosa ne pensano di Lippi, anzi dovrebbero dare qualche consiglio al nuovo allenatore. Lippi a Lappi, Arezzo c'è questo detto, Lippi a Lappi. Servizio. Allora, siamo usciti dai mondiali in maniera un po' rocambolesca, cioè più che rocambolesca, parliamoci chiaramente, vergognosa. E io voglio sapere che messaggio gli italiani vogliono mandare a Lippi. Per esempio questo signore che è estremamente sportivo, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, senta, l'Italia è uscita dai mondiali. Sì. Che messaggio si sente di mandare a Lippi? E tutto il sistema marcio, corrotto, a cominciare da alcuni anni fa con Calciopoli, non è soltanto Lippi, ecco. Che messaggio vuoi che gli mandi? No, è un amico tuo. No, però, più che messaggio, non è un messaggio, ma una cosa che secondo me doveva fare non prendere questa nazionale, perché se ha fatto un errore, se un errore c'è stato, punto interrogativo, è stato quello di riprendere questa nazionale che si vedeva benissimo che era una nazionale limitata. Un'altra formazione forse, un'altra... Oh, facciamola! Zoff, Burnic, Falchè, Domenghi! Quelli di oggi, via! Questi giovanetti! No, doveva portare altri giocatori. Chi? Nomi? Per me anche... Chi? Cassano. Balotelli. Balotelli era da portare, una persona, un ragazzo giovane e anche un po' tosto, un carattere forte. Tutte parole sprecate, vai. Sì. Sì. Ma l'ha rotto un braccio qualcuno perché ha parlato male dei Lippi? No. No, l'ha rotto per conto per suo. Per conto mio, sì. Lui doveva rendersi conto che il materiale a disposizione era veramente scarso. Limitato. Per un mondiale parliamo. Certo, poi certo. Per giocare in Serie A ci sono giocatori che meritano di giocare in Serie A. Un mondiale è un'altra cosa come stiamo vedendo. Non so. Lei che lettera gli porterebbe a Lippi? Mandiamogli un telegramma, anzi. Ma... Ha sottovalutato quello che ci dovevamo trovare davanti e i ragazzi che ci aveva erano troppo ingenui e troppo timorosi. Ma lei li fa lunghi così i telegrammi? No. Devo dire? Un telegramma semplicissimo, ragionarci bene prima. Stop. Giusto. E dopo con chi ce l'ha mandato? È un di quattro. Perché se no andrebbe preso, bollito, messo a seccare come baccalà. Buongiorno. Lei ha seguito l'Italia ai mondiali? No, non mi interessa assolutamente il calcio. Perché? Perché non mi piace. Cesira, Che cosa ci dici di Lippi? Non vi so dire niente. Ma ci ha mandato a casa. Ma che hanno perso l'avrei presa a schiaffi. E a perché Lippi? Lui è peggio se è lui che comanda. Caccio su quello. I mondiali, Lippi, siamo andati a casa. Che cosa vuol dire a Lippi? Lippi? Lei lo sa che si intende. La corsa? È quella da Lippi? Sì, esatto, la corsa Lippi. Già. Che vuol dire a Lippi? Che vuol dire? Si tenga le armi a posto, no? No, niente, che magari se ho portato altre persone, tipo Del Piero, Cassano, Balotelli, forse era meglio. Ecco. Un uomo che ha il coraggio di fare i nomi, capito? È stato bravo, solo che non... Non ce l'abbiamo fatta in questo mondiale. Te sei parente di Lippi, è stato bravo. E ci credo. Lippi la sta ascoltando. Bravo Lippi, rifacci un'altra volta, così ne fai due delle figure. Grazie, avete capito. Gli italiani, arrivederla signora. Arrivederci anche a voi al prossimo mondiale, perché per ora ci hanno tristemente mandato a casa. Lippi, a Lappi.